c'è una grande novità Sterilgarda, l'unico latte UHT microfiltrato a lunga conservazione. Il microfiltro lo lascia più puro, lo senti nel gusto. Sterilgarda, latte microfiltrato UHT, gusto e purezza. Solo da allevamenti italiani selezionati. Conclusione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, è stata organizzata a Castiglione delle Stiviere a Palazzo Menghini un'interessantissima mostra dal titolo L'Italia Unita, il grande sogno, dove vengono proposti gli acquerelli del castiglionese Giuseppe Nodari, primo fotoreporter della storia. Assessore Cheli, una mossa davvero importante per far conoscere a Castiglione delle Stiviere Giuseppe Nodari. Veramente, l'intenzione è proprio stata quella di chiudere l'anno delle celebrazioni con il ricordo di un nostro concittadino così importante, Giuseppe Nodari, perché non solo magari all'esterno, ma anche i castiglionesi stessi, pochi sanno il valore artistico e il valore patriottico del periodo di risorgimento di Giuseppe Nodari. Giuseppe Nodari, giovanissimo, partecipò alla battaglia di Solferino per arruolarsi poi l'anno successivo con Garibaldi per la spedizione dei Mille. Il suo talento artistico è stato applicato, diciamo, in una serie di schizzi poi diventati acquerelli che hanno ricordato i momenti fondamentali, principali di tutta la spedizione dei Mille, nonché della battaglia di Solferino. Ecco, veramente castiglionese, ma pochi conoscono la sua produzione artistica, anche perché ha tenuto poi in casa, quasi chiusa in un cassetto, tutta questa documentazione. È stata valorizzata e ricordata da Cesare Abba quando, nella ricorrenza del 100 anni dell'Unità d'Italia, fu pubblicata un'opera e illustrata da questi acquerelli, ma solo in quel momento. Giuseppe Nodari, ritornato poi dalla spedizione dei Mille, un po' forse deluso anche da come erano andate le cose successivamente nel periodo del Risorgimento, cominciò a studiare, si è laureato in medicina, è diventato docente universitario all'Università di Padova, e il suo talento, la sua arte è stata poi abbandonata, diciamo, se non nell'esecuzione di alcune tavole di anatomia per l'università, ma lui stesso non ha mai divulgato, ecco, la sua opera. Solo successivamente, diciamo, la famiglia, gli eredi hanno valorizzato e l'anno scorso, in un'importante mostra a Palermo, sono stati esposti per la prima volta questi acquerelli. Poi successivamente a Bologna, nell'ambito di un progetto molto importante organizzato dalla città di Bologna,
di nuovo gli acquerelli di Nodari, e noi come castiglionesi non potevamo, ecco, non ricordare con questa esposizione, che tra l'altro vede anche della presenza di altre opere di Nodari che non erano mai state esposte né a Bologna né a Palermo, perché proprio sono di collezionisti castiglionesi. Quindi un ricordo, un omaggio importante che abbiamo voluto rivolgere a questo nostro concittadino, con la speranza, ecco, che non venga più dimenticato, che i castiglionesi, ma non solo, perché la valenza della mostra direi una valenza che va ben oltre la territorialità nostra, quindi il ricordo, ecco, di rimanga, faccia memoria e che serva per le future generazioni, così come abbiamo voluto ricordare in molte altre occasioni il 150esimo, la ricorrenza dell'Unità d'Italia, perché rimanga memoria di quello che è stato. Importante anche che il museo prosegue al Museo Internazionale della Croce Rossa, quindi sempre nel ricordo. Infatti, perché questa mostra vede, dicevo, non solo esposti gli acquerelli di Nodari, ma vede esposte le armi del periodo, vede dei ricordi della presenza a Castiglione di Henri Dunant durante la battaglia di Solferino. Ecco, come tutti sappiamo, Henri Dunant si trovava a Castiglione per tutti altri motivi, si è trovato coinvolto proprio nei giorni della battaglia di Solferino, era ospite a Castiglione della famiglia Pastorio e ebbe modo di vedere i soccorsi prestati dalle donne di Castiglione agli innumerevoli feriti che arrivavano dalla battaglia di Solferino, e le donne di Castiglione, coordinate da Don Lorenzo Barzizza, il parroco di allora, prestarono soccorsi indifferentemente a soldati feriti di tutti gli eserciti. Quindi da lì poi crebbe lui l'idea, appunto, di un soccorso universale, e quindi lo sviluppo di quello che poi diventerà il movimento di Croce Rossa Internazionale. Professor Guerri, oggi a Palazzo Menghini di Castiglione delle Stiviere una mostra davvero importante, con un grande valore storico. Sì, certamente, il 1859, soprattutto questa battaglia del 24 giugno, è la svolta e la fase conclusiva del Risorgimento nazionale. In questo momento si conclude quello che era l'aspirazione di tanti patrioti italiani che avevano combattuto, rischiato la morte o il carcere o l'esilio per giungere all'unità nazionale. Quando i volontari e l'esercito sabaudo pianta il tricolore sul colle di San Martino e di Madonna della Scoperta, da lì il tricolore non andrà più. E da quel momento potranno guardare in avanti e vedere che nel giro di un anno si compirà finalmente il grande sogno, come dice il titolo di questa mostra, cioè l'unità nazionale. Infatti, nel breve arco di qualche mese verrà liberata l'Umbria, l'Italia centrale, e poi partirà da Genova la straordinaria spedizione guidata da Giuseppe Garibaldi, che con i suoi 1000 libererà tutto il mezzogiorno d'Italia per poi consegnarlo a Vittorio Emanuele, a quel punto re d'Italia. Prima si è parlato di un motto: vivere liberi o morire. Vivere liberi o morire è un motto bellissimo che, appunto, viene inciso dagli ussari della Cisalpina sulle loro lame, che vuol dire la vita deve essere spesa per qualcosa, per qualche principio importante, e si può morire anche per dei beni non materiali, e questo bene non materiale è la libertà d'Italia. E oggi siamo qui, appunto, per riconoscere a tutti quei giovani che purtroppo sono caduti, che però ci hanno lasciato l'unità d'Italia. Ci hanno lasciato l'unità d'Italia, ci hanno lasciato una grande nazione, sono i testimoni di una passione civile che ha animato almeno dal 1796 al 1870 la migliore gioventù d'Italia. E forse noi giovani dovremmo imparare un po' da loro. Voi giovani dovreste sicuramente imparare molto da questi che hanno, ripeto, sono andati volontari a 18, 19, 20 anni, lasciando affetti, studi e lavoro per rischiare la morte senza nessun addestramento militare contro uno degli eserciti più forti d'Europa, perciò in quel momento del mondo, l'esercito asburgico.
Professor Negri, ma quanto è difficile organizzare una mostra di questo livello e cercare di trasmettere le emozioni a tutti i visitatori? In questo caso è meno difficile che in altri perché abbiamo il grande vantaggio del gruppo di acquerelli di Nodari e quindi questa è una cosa unica che si è vista rarissime volte, è completa, sono tre condizioni che da sole aiutano. E invece è meno facile riuscire a costruire intorno a questo, che tra l'altro non riguarda l'evento di Solferino perché riguarda i Mille, un gruppo di opere che siano pertinenti. Qui lo spazio non era molto grande, quindi era inutile, diciamo, perdersi in rivoli, bisognava avere una serie di oggetti che fossero molto vicini alla storia del luogo, alla storia specifica dell'evento, delle testimonianze, diciamo, quasi in presa diretta, ecco, si direbbe oggi. E in effetti è così. Penso che possano essere anche una piccola scoperta, anche per chi magari l'ha letto tante volte la storia, immagino gli abitanti di Castiglione l'avranno sentita, però vedere il risultato di chi era in quel posto o era molto vicino all'evento è tutto un altro discorso e dà appunto un'emozione completamente diversa. Quindi cercare di prendere coscienza anche della storia del nostro territorio? Beh, direi che intanto a Castiglione, diciamo, abbiamo questo personaggio pochissimo conosciuto onestamente dalla storia maggiore ma anche da quella minore, una storia emblematica molto interessante, un uomo che finisce poi per diventare a 30 anni un medico importante, a 30 anni di quella generazione, a 30 anni a quella generazione si era uomini molto maturi, ha cominciato la sua avventura a 17, quindi vi fate un'idea. Allo stesso tempo in una cittadina che ha poi avuto lo slancio per creare il museo della Croce Rossa, il quale a sua volta è creatura di un uomo con una storia formidabile, bisognerà tornarci, un uomo che era alpino in Russia, è finito nel Gulag nella stessa Russia dopo essere stato partigiano in Polonia. Cioè, epopee incredibili, ecco, incredibili e oggi inimmaginabili. Quindi forse è anche un po' il momento per ritrovare delle persone, perché poi alla fine la storia si incarna nell'incontro tra le persone. Ci sono i grandi eventi, ci sono i grandi numeri, tutti questi sono fatti però di persone. E qui si cerca di trovare un equilibrio tra il racconto della grande storia e anche tutta la fisicità e la passione dei singoli, che sono poi la base di tutti gli eventi. Un'altra persona protagonista appunto di questi eventi è stato Henri Dunant. Beh, Henri Dunant, il quale è anche stato un uomo estremamente sfortunato perché era venuto qui per tutt'altri motivi, un uomo d'affari, voleva incontrare l'imperatore, cercare di mettere un po' a posto le sue cose in Algeria dove gli andavano male. La sua idea è stata molto contraddittoria, la sua storia molto particolare, perché la sua idea ha avuto un successo immediato, cioè pochissimi anni dopo si è costituito quello che poi sarebbe stato il Comitato Internazionale Croce Rossa, ma lui ne è stato espulso perché nella Ginevra calvinista è un fallito nel senso economico e giuridico del termine, era inammissibile, era impresentabile, quindi lui che aveva creato il tutto è stato espulso. Non di meno si è preso una rivincita morale nel 1905, se non sbaglio, quando gli hanno dato uno dei primi premi Nobel per la pace ed era finito quasi come un barbone, insomma, comunque come un uomo assolutamente emarginato, isolato in un piccolo paese svizzero, riprendendosi una piccola rivincita morale anche nei confronti di colui che lo aveva fatto espellere, Moyan, dal Comitato della Croce Rossa, un po' ingiustamente, forse anche con un'eccessiva cattiveria, e lui voleva il premio Nobel, invece per fortuna in un certo senso un riequilibrio delle ragioni della storia lo ebbe Henri Dunant. Personaggio oggi, diciamo onestamente, poco ricordato, credo che nelle scuole non se ne parli, ma senza di lui non ci sarebbe non solo il sollievo, il rimpatrio dei prigionieri, il sollievo sul campo di battaglia, ma pensiamo che la Croce Rossa non è catastrofi naturali, una volta era solo limitata all'evento bellico, ne sentiamo parlare purtroppo tutti i giorni anche nella cronaca recente italiana di pochi mesi fa, ecco i vari disastri. Quindi è stato un uomo veramente il cui messaggio è fondamentale per la civiltà contemporanea di Occidente e di Oriente, perché dalla Croce Rossa poi è nata la Mezzaluna Rossa, quindi un messaggio globale oggi diremmo. Mi perdoni però, senza di lui ma anche senza le donne di Castiglione che gli hanno ispirato questa idea? Assolutamente, perché è stato un episodio, lui stesso dice, assolutamente inaspettato, perché allora
l'atteggiamento nei confronti del re, del ferito nella battaglia, non è che fosse molto comprensivo, si traduceva nel fatto che ognuno si curava i propri, e siccome chi aveva perso non c'era più, per chi aveva perso era un destino, era spaventoso per tutti, perché comunque essere feriti non c'erano molte possibilità di scampo, molti dei feriti finivano male e anche così soffrivano molto, ma sicuramente l'idea che il nemico ferito venisse aiutato a sopravvivere era considerata inconcepibile, semplicemente nessuno ci pensava, ecco. E qui è venuto un fenomeno istintivo e poi su una scala enorme, perché per giorni e giorni migliaia di persone, pensate cosa doveva essere visivamente l'immagine di queste migliaia di persone che si riversavano in un posto così piccolo, che era ancora più piccolo di oggi, con un carico enorme di sofferenze, e non c'era mica l'alcol, non c'era mica la camera operatoria, non c'era mica la morfina, cioè era veramente, doveva essere stata un'esperienza che segnava il cuore di tutti. Signor Sindaco, Giuseppe Nodari era un castiglionese, questo ci rende tanto orgogliosi. Certo, ci rende orgogliosi di rendergli omaggio nell'anno del 150° anniversario della nostra unità nazionale, di descrivere la vicenda umana di questo nostro concittadino che a soli 17 anni si unì alle armate francesi per combattere la battaglia di Solferino. Conobbe Giuseppe Garibaldi, fu conquistato dalla personalità dell'eroe dei due mondi, lo seguì in tutta l'avventura dei mille e poi entrò a far parte dell'esercito italiano, si dimise da ufficiale dell'esercito proprio per una propria ideale coerenza con gli ideali garibaldini e tornò a vivere a Castiglione delle Stiviere, una vita che è un romanzo come quella di molti giovani che vissero l'epopea garibaldina. E quindi tutto questo ci rende davvero orgogliosi. Certo, questo ci rende orgogliosi di avere un concittadino così importante, ma direi anche così simpatico, umanamente coinvolgente, e consente di riportare la centralità di Castiglione, che ebbe tanti garibaldini, nella storia dell'Unità d'Italia. Il progetto scientifico della mostra è stato curato dal professor Philippe Daverio, un celebrissimo critico d'arte. Professore, ma perché sei interessato a Giuseppe Nodari? Beh, intanto perché lui si è interessato a me, cioè nel senso che i suoi eredi sono arrivati in ufficio da noi e ci hanno tirato fuori, come dalla scatola della memoria, l'unico documento visivo certo della spedizione dei Mille che l'Italia aveva dimenticato, perché l'Italia è un paese bizzarro, gli italiani sono buoni, l'Italia è già una cosa più curiosa, l'Italia non ha memoria, cioè continua a celebrare sempre le stesse cose e si dimentica invece delle pieghe della propria storia che sono di un'importanza capitale. Questo Nodari è l'unico che allora aveva un piccolo blocchetto di appunti quando si imbarcò a Quarto e seguì con questi appunti la spedizione da Quarto fino alla presa di Palermo, quel 15-18 giorni epici sui quali nacque una ipotesi completamente diversa che poi è diventata l'Italia. Cioè, se non ci fosse stata la spedizione Mille e Garibaldi non avremmo mai fatto l'Italia, nasceva un'altra cosa, cioè a Cavour piaceva la ferrovia, si sarebbe fermato con un bel treno ad Ancona e il meridione non interessava. A Relli piaceva di andare a caccia, scopriva che la Lombardia c'erano delle anatre diverse che in Piemonte, ma l'idea vera di fare l'Italia era l'idea di un'energia giovane guidata da alcuni visionari e da alcuni geni anche della comunicazione come era Garibaldi. E questo giovane Nodari allora, non ancora ventenne, segue l'operazione, fa gli appunti, poi partecipa alla spedizione fino al 66, si ritira qui, prende il blocchetto degli appunti, lo mette in bella coppia e si ferma, non dipinge più. Intraprende una carriera normale da borghese evoluto, cioè diventa medico, poi diventa anatomopatologo, finisce con la cattedra di anatomopatologia e, facendo il primario, il professore universitario. Cioè conclude un'esistenza di carriera, come molti dei garibaldini hanno fatto, alcuni con più fortuna, altri meno, un movimento popolare che ha in qualche modo riassunto l'energia di ciò che è il percorso risorgimentale italiano. Il risorgimento italiano non è una cosa voluta dalla politica, è voluta dall'humus vero del paese, è un fenomeno
intimamente culturale in senso vasto, cioè di una visione del mondo che diventa poi una idea della letteratura, cioè da Foscolo a Manzoni c'è la pulsione unitaria, da Verdi a Bellini a Donizetti c'è la pulsione unitaria, nella pittura esiste la pulsione unitaria, cioè l'Italia è un paese intimamente destinato ad unirsi per questioni etiche, estetiche, letterarie, artistiche e storiche. Primo punto. Secondo punto interessante è che lui si converte, Nodari, vedendo la battaglia di Solferino, sentendo gli echi della battaglia di Solferino. E questa mostra poi tocca con una certa attenzione, è una mostra non vasta, però suscettibile di aprire dei pezzettini di curiosità mentale, e parte appunto dalla battaglia di Solferino. La battaglia di Solferino è il grande debito del nostro paese di oggi nei confronti di una comunità internazionale che ha fatto la guerra. È vero, c'erano i sardo-piemontesi e ci furono parecchi morti nella battaglia di sardo-piemontesi a San Martino, ma la grande mattanza di Solferino è una mattanza fra Napoleone III e l'esercito del giovanissimo Francesco Giuseppe. È un luogo dove muoiono nello stesso modo boemi, serbo-croati da un lato, francesi, polacchi, alsaziani dal cognome tedesco e arabi nordafricani, cioè se si pensa a quanti nordafricani sono morti per l'Italia, guardiamo la storia in un modo diverso e ci rendiamo conto del debito di sangue che ha l'Italia di oggi e di come questo debito di sangue lega il paese attuale a un'Europa e a un'Europa addirittura allargata, cioè quella che io chiamo l'Europa dell'imperatore Adriano, quella che dovrebbe comprendere anche la Tunisia oggi in rivolta, è una parte del Nord Africa che ci sta guardando, la famosa vecchia Cirenaica. Questo è l'Italia, cioè l'Italia è un prodotto della pulsione dell'Occidente. Questo dovrebbe darci un senso di fierezza che spesso ci viene a mancare e dovrebbe anche farci capire che apparteniamo a una comunità più vasta di quella solo nazionale. L'Italia è l'unico paese europeo che non ha il diritto di essere solo nazionale perché è custode di una memoria lontana, profonda, è il prodotto di una volontà trasversale europea. Come fa a non essere europeo? Noi siamo forse un errore europeo, non lo sappiamo ancora, ma siamo innegabilmente un prodotto europeo e questo lo dimostra questa storia fantastica che è quella di Solferino. Nello stesso modo siamo un prodotto di ribellione borghese. Non è vero quello che dice Pascoli, l'Italia è la grande proletaria che si muove per andare a picchiare quattro africani in Libia, anche se Pascoli è un grande poeta. È un grande poeta che lì aveva sbagliato. L'Italia è un paese che tende perché è il paese che ha inventato la borghesia in Occidente. Cioè il 200 è la formazione di un modo diverso di vivere insieme nelle città che è il nostro modo di vivere ed è la stessa energia che si ritrova poi quando si vuol fare il paese nel XIX secolo. Questa mostra serve un po' a ricordare quello, cioè cosa siamo stati e, come ho detto anche nella presentazione, serve a spingerci ad immaginare una nostra retorica. Cioè, ogni epoca ha il diritto di forgiare la propria retorica. Noi oggi dovremmo avere coraggio di formare la nostra per dire non cos'è stato il passato, per riscoprire ciò che è stato il passato, ma per avere coraggio di dichiarare cosa sarà il futuro. Inoltre la mostra è stata organizzata a Palazzo Menghini, che è stato un asilo, quindi simbolo di crescita, e quindi forse dovremmo crescere anche noi come italiani e prendere coscienza. Ma non solo è organizzata in un asilo, è organizzata in un asilo di epoca abbastanza vicina all'Unità d'Italia, cioè all'inizio del XX secolo, che dimostra una volontà e una qualità formativa che spesso oggi manca. Se uno guarda in giro questo asilo, il modo in cui è disegnato, la sua aria, la sua libertà, la capacità di essere innovativo, e ci insegna moltissimo. Dovremmo avere coraggio di tornare ad essere innovativi, almeno come allora. Assessore Maccari, una mostra davvero importante che ha visto un grande contributo da parte della Regione. Assolutamente sì, il contributo era doveroso anche in un momento in cui le casse pubbliche sono in sofferenza. Questa mostra risottolinea il ruolo del Risorgimento, in particolare a Mantova e nell'Alto Mantovano, e dà a Castiglione un ruolo di centralità che in verità ha sempre avuto. Qui è nata la Croce Rossa. È nata anche appunto questo senso di patria appunto qua a Castiglione delle Stiviere, a Solferino e San Martino, quindi un'idea anche che si stava facendo in quegli anni. Assolutamente sì, c'è stato un periodo
rispetto al quale anche questi territori si erano sentiti descritti dalla storia un po' come esclusivamente il teatro della battaglia di altri. Gli studi, l'approfondimento, la storia di tante famiglie castiglionesi, di Solferino, dell'Alto Mantovano invece, che ha avuto grande ruolo di protagonista, ci ha riassegnato centralità, e questo credo che vada riscoperto con gli studi che si stanno facendo e anche con queste mostre di grandissimo valore. È importante anche che comunque la Regione voglia finanziare queste mostre. Assolutamente sì, in questo momento la Regione deve fare scelte di priorità, deve centrare i propri obiettivi rispetto alla qualità degli eventi, alla loro profondità, alla capacità di essere di comunicazione. Mi pare che questo centri tutti i nostri obiettivi. C'è una grande novità Sterilgarda, l'unico latte UHT microfiltrato a lunga conservazione. Il microfiltro lo lascia più puro, lo senti nel gusto. Sterilgarda, latte microfiltrato UHT, gusto e purezza. Solo da allevamenti italiani selezionati.